Quest'opera è intitolata La maledetta vita di un filosofo. Questo perché? Perché la filosofia non ha il compito di dare risposte, o forse sì, ma soprattutto ha il potere di creare domande. Userò pochissime parole per spiegare quest'opera, ma è soltanto l'immagine di questa maledetta vita di un filosofo, che è una vita investita, una vita dedita a crearsi delle domande per dare delle risposte che a loro volta generano soltanto altre domande. Quindi il risultato sarà una cascata di acqua in quanto vita che scende dall'alto, scroscia verso il basso per dare l'idea, la sensazione della grandezza della domanda, dell'immensità del dubbio umano, scende dall'alto, crolla verso la testa del filosofo proprio, quindi lo inonda, e il risultato, la risposta a questa domanda è uno schiaffo, uno strappo, uno schizzo rosso, rosso come il sangue, sangue inteso come vita, sangue inteso come morte, sangue inteso come speranza di una nuova domanda.